Io lavoravo come store manager a Venezia. Mi si è presentata un'opportunità di cambiare, quindi questa mia voglia ambiziosa di crescere, praticamente ho cambiato per un'altra azienda. Poi è subentrato l'acqua alta a Venezia, ci sono stati dei danni, eccetera, è venuto a mancare quello che era il mio lavoro. Avevo delle prospettive su Milano, però poi è venuta a mancare per via del Covid. Sono, diciamo, una persona single, una donna single, quindi di conseguenza alternavo momenti di paura, momenti di sì, ce la posso fare. Ho fatto anche volontariato in Croce Rossa. Sono venuta a conoscenza dell'associazione in un periodo particolarmente buio, perché comunque diciamo, era finita poi anche la disoccupazione, non avevo proprio alcuna entrata. Venivo chiamata per dei colloqui, magari facevo il primo, il secondo, però poi non passavo la selezione finale e da lì poi è partito il mio percorso. Sono stata messa in contatto inizialmente con questa coach che mi ha aiutato in particolar modo su LinkedIn. Ho avuto una simulazione di colloquio con un'altra coach con la quale abbiamo rivisto l'esposizione mia professionale. Ho pubblicato il CV digitale. Alla sera ho ricevuto una mail per una posizione di lavoro. L'associazione, appunto, a completamento del mio percorso, mi ha dato la possibilità di scegliere un vestito. E tra l'altro anche un paio di scarpe. Dress for Success è anche questo, poter, diciamo, vestire l'abito giusto per il momento giusto. Questo percorso mi è stato di particolare aiuto perché comunque avevo perso, diciamo, un po' la speranza, un po' di veniva un po' a mancare l'autostima e quindi mi hanno dato motivazione, mi hanno dato supporto. Questo non mi sono sentita sola. Oggi sono arrivata dove volevo, volevo arrivare appunto nel quadrilatero della moda e quindi nel settore, tra l'altro, dei gioielli e sono arrivata lì.